3, 2, 1. 10.000 mi piace ragazzi per un nuovo esperimento con oggetti calcistici. Ciao piccoli amici del web, io come sempre sono Harry. Voi come state? Tutto a posto? Beh, che dire, oggi sono qui con un nuovo esperimento. Proveremo ad andare a bucare il nuovo pallone della Champions League per vedere appunto cosa c'è all'interno, com'è composto. Ma come nell'ultimo video, non sarà da solo, ma sarà accompagnato da un altro pallone della Champions League. Questa volta non ricordo l'anno, chiaramente fatemelo sapere qui sotto con un commento. Cosa ci faccio con questa cosa in mano? Forse è meglio mettere fine alla mia vita un altro giorno. Comunque, andremo a confrontare questo pallone con appunto quello nuovo della Champions League, che è ancora inscatolato sullo scatolone dell'Adidas. Chiaramente questo qui non è un video sponsorizzato, perciò nessuno mi paga per fare questo video, a parte YouTube, vabbè. Come sempre ragazzi, seguitemi su Instagram, Instalazza con 2 finali, mi raccomando, dobbiamo arrivare a 30.000 follower. E dentro nella descrizione ragazzi troverete anche social media shop, codice Lazza, 15% di sconto per magliette come questa qui del Barcellona. Magliette non originali, però davvero fatte alla perfezione. Perciò primo link in descrizione, mi raccomando passateci, e quando andrete a acquistare il prodotto ricordatevi di inserire il codice Lazza. Ma comunque ragazzi, volevo un attimo risolvere i problemi che c'erano stati sotto l'ultimo video, dove andavo appunto a bucare il pallone della Serie A. Quando mi vado a mettere il titolo, cosa c'è all'interno del pallone della Serie A? Ovvio che so com'è fatto il pallone all'interno, che c'è appunto il rivestimento esterno più la camera d'aria del pallone. Ma appunto il video consisteva nel confrontare due palloni diversi, al contrario di oggi che appunto andremo a confrontare due palloni uguali, appunto della stessa competizione. Ma chiaramente questo qui è di un po' di anni fa. Vediamo quindi come ha cambiato Adidas i palloni al suo interno. Detto questo ragazzi, cerchiamo di raggiungere i 10.000 mi piace ragazzi per un nuovo esperimento con oggetti calcistici. E dentro ragazzi, qui sotto in un commento fatemi sapere cosa dovrò fare la prossima volta. Ad esempio brucia scarpe da calcio, ad esempio con la pressa premi un pallone, quel che è. Comunque ragazzi, l'idea più figa la farò nel prossimo video, perché è appunto una serie che vorrei portare avanti, in quanto mi diverto anche a farla. Nel senso, non mi diverto a bucare palloni perché è una cosa troppo triste per me, però insomma è un video diverso dagli altri. Come vedete ragazzi, oggi è low budget questo video, perché appunto non abbiamo la solita tavola, ma abbiamo una griglia, cioè nel senso il coso che sta sotto la griglia, poi una tavola di legno e questo è tipo materasso, non so come si chiami insomma. Però direi, prima di procedere con l'apertura del pallone nuovo appunto della Champions League 2018 e 2019, purtroppo il Milan non giocherà, ma comunque ragazzi, credo si apra da questa parte, penso proprio di sì. Tra l'altro il packaging dell'Adidas è qualcosa di magnifico. Ok, eccolo qui il pallone ragazzi. Mamma mia che pallone regà, è veramente troppo troppo bello. Qui c'è anche un bollino che dobbiamo levare. Regà, veramente è qualcosa di magnifico sto pallone, fatto benissimo, rimbalza anche davvero bene. Ora ve lo faccio vedere meglio appunto da quella cam lì. Potete vedere ragazzi, cioè è qualcosa di straordinario secondo me. Leviamo tutti gli adesivi sopra perché altrimenti, cioè non mi piace, mi dà fastidio, cosa devo dirvi. Ovviamente ragazzi l'ho comprato size 5, quindi la quinta taglia, quella appunto per giocare la Champions League e non la 4 che è da calcetto. Quindi raga, questa qui diciamo che è la parte più figa diciamo del pallone, eccola qui. Ed è davvero raga fatto molto molto bene. Quindi signori, mi raccomando, 10.000 mi piace e partiamo con il video. Yes. Ovviamente partiamo dal pallone già mezzo rotto di una Champions League, non so di che anno, me l'avrete detto sicuramente qui sotto voi nei commenti. Come sempre il nostro coltellino, eccolo qui, e direi di partire insomma. 3, 2, 1. Abbiamo imparato l'altra volta che basta dare un colpo secco e si buca, quindi 3, 2, 1, bucato. Ho sentito il così, perciò l'ho bucato ragazzi. Tan, sono entrato subito, eh. Molto molto facile entrare, però non si leva più, cioè. Ok, si leva. Questo è molto molto facile entrare. Ora ragazzi, tagliamo il pallone a metà per vedere appunto come è composto il suo interno. Mi sembra già di sentire con il dito che c'è chiaramente la camera d'aria. È un po' ASMR questo video, no? Comunque raga, tagliamo proprio tutto tutto il pallone stile Pac-Man se riusciamo, altrimenti lasciamo lì. Vediamo se riusciamo anche qui dove ci sono le toppe, che è più difficile tagliare in quanto ci sono appunto le cuciture, quindi le toppe. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Ok, ho fatto tipo un Pac-Man. Mi manca un po' per arrivare dall'altra parte del pallone dove ho iniziato il mio taglio. Però, ok, ci sono arrivato. Tiro dal pallone in 80 secondi. Teoricamente ci siamo. Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Pallone aperto, come vedete, in due. Allora, come sempre, questo qui è il rivestimento esterno fatto tipo in cuscinetti con poi
altre cuciture, come vedete qui al suo interno, per appunto tenere strette tutte le toppe. Poi andiamo a levare la camera d'aria, che questa volta, come vedete, è diversa dall'altro pallone dell'ultimo episodio, in quanto è con questi, non so come si chiamano, insomma, cuciture, questi rivestimenti esterni, che sembra che fa molto pallone favelas, no? Quindi andiamo ad entrare ancora di più la lama nel taglio che abbiamo fatto all'inizio, per aprire appunto anche questa camera d'aria. Taglia, taglia, vediamo se riusciamo ad aprirlo con le mani. No, è troppo difficile, ci sono troppe cuciture. Ah, non è cucita sopra, è tipo incollato, però è impossibile toglierlo, come vedete, cioè. Ed è molto 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 difficile anche. Ho tolto solo un pezzo di camera d'aria, eccola qui. Questi rivestimenti, queste cuciture sono tutte intrecciate tra loro ed è difficilissimo tagliarle. Proviamo a vedere se con questo riusciamo, però non credo. Non riesco, ragazzi, è impossibile. Questo qua sarà il parerame che sbocca. Uno, due. Niente, niente. Servirebbe tipo una fiamma ossidrica che lo bruci e si apre facilmente. Qui purtroppo non ho attrezzi per aprirlo. Il martello serve un ben cazzo, come vedete. Forse una bottiglia d'acqua può essere utile. Tanto l'iPhone 7 è waterproof, L'iPhone 7 è waterproof. Solo chi mi segue su Instagram avrà capito questa canzoncina. Quindi ragazzi, andatemi a seguire su Instagram, Instalazza con due A finali. Quindi non abbiamo proprio niente qui per aprire sto coso. No, è impossibile aprire questo pallone. Vedremo se anche l'altro pallone nuovo della Champions League sarà fatto così, con queste sorte di intrecciamenti. Non ci credo, rimbalza ancora, guardate. Ok, forse no. Gettiamo via anche questo pezzo di camera d'aria e siamo giunti, ragazzi, al momento clou del video, dove appunto va ad aprire il pallone nuovo della Champions League. Già vederlo così bello, me lo bacerei, anzi lo bacio come da rito, come l'ultimo video ho baciato il pallone della Serie A, baciamo anche questo della Champions League, anche se è sporco. Perfetto, fatto. Veramente mi si apre il cuore vederlo bucato. Però purtroppo, caro pallone, cioè io ti voglio bene, ma questo devo fare, mi dispiace. So che mi state tenendo sulle spine, però ho veramente paura. Uno, due, tre. Bucato. Sentite il... La lama l'ho tirata fuori, ora bisogna estrarla per fare un nuovo taglio. Però si sta tagliando veramente da... Che spuzza, che sa! Gesbo, ma che cazzo ci hanno messo qua dentro? Mani thailandesi. Andiamo ad aprire questo qui. È molto molto più facile aprirlo comunque, eh? Cioè, questa è una cavolata. Non so se ho fatto meglio o fatto peggio rispetto all'altro, però è molto molto facile aprirlo, come state vedendo. Comunque viene fuori un odore da sto pallone. Mamma mia, fioi! Che spuzza! Ed inoltre, spoiler, è molto molto più semplice all'interno rispetto al pallone che vi ho fatto vedere prima delle edizioni passate della Champions League. Eccolo qui. Ah, a proposito, se c'è uno sponsor che sta vedendo questo video e vuole mandare il materiale a casa per appunto aprire e comunque fare esperimenti, ben venga, cioè non è che mi rattristo. Aperto il pallone nuovo della Champions League. Apriamolo per bene anche qui. No, forse bisogna tagliare meglio qui. Oddio, non si toglie. Non si vuole tagliare. Ok, levati coltello, lo piantiamo qua adesso. Allora ragazzi, questa è la prima metà, mentre questa è la seconda metà. Io soy el papa. Comunque, come è composto questo pallone? Oddio, mi hai fatto strafigo. Cioè, raga, vedete qui il rivestimento esterno con la camera d'aria è tutto attaccato, vedete? Cioè io non posso mollare queste due cose, sono incollati, cioè è fatto stra bene secondo me sto pallone. Il lato negativo è che se si buca appunto arriva una spina dentro. Anche se spessa così si buca. Mentre per l'altro pallone che avete visto prima, nel caso il pallone avesse preso una spina, non sarebbe successo niente. No, il taglia erba adesso, speriamo che mi sentite lo stesso. Comunque, niente, è fatto così all'interno. Come potete vedere qui, la boccuccia dove si gonfia il pallone, ed è veramente impossibile toglierlo via. Quindi le differenze, cosa abbiamo notato? Che il primo pallone all'interno c'era una camera d'aria rivestita con tutte cuciture strane, mentre nel secondo pallone la camera d'aria è praticamente incollata al rivestimento esterno. Eccolo qui, il nuovo pallone, come nuovo, dai. Pesa tipo una tonnellata, ma non importa.
Quindi signori, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, cerchiamo di raggiungere 10.000 mi piace per un nuovo episodio, esperimenti con palloni, con scarpe da calcio, e ditemi nei commenti come farlo, non più con il coltello, se volete ancora con il coltello, magari bruciandolo, comunque ditemelo qui sotto con un commento. Il commento con più like ovviamente sarà realizzato il video. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Instalazza con due A finali, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, se non l'ho fatto, qui ragazzi, qui darete tutto. Bella.